Voi lo sapete quanto è frustrante. Bla bla bla. Voi lo sapete quanto è frustrante soffiarsi. Voi lo sapete quanto è frustrante soffiarsi il naso con il septum. Boom! Benvenuti a tutti ragazzi, io sono Filippo Biondolillo e in questi giorni mi sono cervellato su che tipo di video fare, ma nessuno mi dava un consiglio giusto perché erano sempre gli stessi video e a me seccava farli, quindi volevo fare qualcosa di più originale, tra virgolette, qualcosa che ho provato sulla mia stessa pelle, quindi volevo raccontarvi un po' delle mie esperienze e infatti a capo il video sulle mie esperienze del setto. Wow! Allora, questa è la terza volta che registro questo video perché giustamente alla fotocamera piace farmi degli scherzetti con la messa a fuoco. E in questi giorni potrò registrare anche pochi video perché io sarò legato alla luce del giorno. Prima avevo delle luci, un set di luci, ma al giorno del mio compleanno un mio amico gli è venuta la splendida idea di romperne una. Comunque, questo è il primo piercing che mi sono fatto, non ho nemmeno l'orecchino, perché vabbè l'orecchino l'avevo quando me lo sono fatto, ma l'ho levato perché mi è venuta l'infezione, quindi cavoli vari. Vabbè, com'è partita la cosa? Io l'ho sempre voluto il septum, soltanto che non sapevo da chi andare e non sapevo se facesse male, quindi avevo paura, insomma io sono un tipo molto ansioso. Allora finalmente avevo trovato un ragazzo, un mio amico, che li sa fare. E allora ci scrivevamo così anche per scherzo, ma quando te lo devo fare? E io dissi mercoledì. Allora quel mercoledì del mese di ottobre, quindi l'anno scorso non l'ho fatto, ci siamo dati appuntamento e me l'ha fatto. Ma da che è partita la cosa? Da uno scherzo, io non sapevo nemmeno che quel giorno, cioè non lo sapevo che me lo facesse quel giorno, quindi era tipo ah ok, me lo stai per fare. E vabbè, siamo andati a comprare il piercing da in un negozio e poi la gaccano era in farmacia, soltanto che poi ci siamo accorti che il septum non entrava nella gaccanula perché era troppo grande, allora lo volevamo cambiare, ma quelli del negozio avevano detto no, ma voi dovevate controllarlo prima, e quindi ci hanno venduto un loro gaccanula, quindi spendendo più soldi. Poi 20 minuti per trovare un posto dove farlo, finalmente ci siamo seduti io, lui e la sua fidanzata in una panchina squallidissima e io tipo mezz'ora a fare no, farmelo. Poi mi convincevo e dicevo ok dai, e poi no, non farmelo, e così avanti per mezz'ora, tremendo, finché lui non mi prende la mano e la faccia e mi infilza con l'ago e fa Filippo mi hai seccato, e cioè, tipo e niente, quindi il septum, eccolo qua. Allora, mio padre quando io arrivai a casa quel giorno non mi disse niente perché lui credeva che fosse finto, e invece mio madre lo scoprì e si incavolò molto, però mi disse tu la prossima cavolata che combini ti lavo tutto, quindi ho detto vabbè la prossima cavolata allora per questa me la passo liscia. Comunque fatelo sempre con il consenso dei vostri genitori, non sto scherzando, fate quello che volete. Io ce l'ho da più di un mese, quindi mi sento in grado di darvi consigli e suggerimenti. Intanto, per le persone che vogliono farlo e che si spaventano del dolore, intanto il dolore è soggettivo, è anche un fattore d'ansia. Se voi siete molto ansiosi come me, allora magari lo sentirete di più il dolore. Se invece non ve ne frega nulla, allora magari il dolore diminuisce. Poi il dolore si sente per alcuni secondi e secondo me vale molto la pena, quindi se voi volete farlo ma vi spaventate, fatelo perché vale la pena. Il septum vale la pena farlo per qualsiasi cosa. Se voi siete spaventati, dopo un po' vi prenderà il coraggio e lo farete. Poi per quanto riguarda il dopo essere fatto, cioè come prendersene cura e quant'altro, allora
molte persone lo fanno nella maniera sbagliata, ovvero prendono un cotton fioc, fino a qua ci siamo, e lo immergono di acqua ossigenata e poi puliscono tutto, ma è totalmente sbagliato. Invece io vi consiglio di prendere una soluzione salina come questa, che è la Optifree Express, quindi multiuso, non solo per le lentine, e riscaldarle in microonde per 5-10 secondi e con qualsiasi tipo di cotton fioc pulirvi sia il septum che il vostro naso. Poi vi consiglio anche di non fare il septum in una stagione fredda, ma farlo in una stagione più calda, poiché nelle stagioni fredde potreste incontrare l'influenza, come sto facendo io, ed è davvero uno stress, il muco, gli starnuti e tutto con il septum, con la paura anche che esca fuori, perché se mi seguite su Facebook sapete che io non ho le palline nel septum, perché ancora devo comprare, perché le ho perse come prima. Quindi questi sono i miei consigli, questa è stata la mia piccola storia. Oggi registrerò un altro video che uscirà nei prossimi, questo uscirà il giorno stesso, quindi niente, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, e come al solito, niente, un chissino a tutti i nasini septumati del mondo.